In verità noi abbiamo già presentato una proposta di finanza alla ASL Chieti. Quando dico noi, dico il promotore che è un atti tra la CMC di Ravenna e la Coop Service di Reggio Emilia, nella quale iniziativa noi prevediamo un recupero e adeguamento sismico della struttura esistente, anche perché dobbiamo dire che la struttura esistente è ben funzionalmente strutturata. Quindi la recuperiamo abbattendo i tempi di intervento, perché prevediamo massimo 3 anni per il recupero, e oltre ad un recupero e adeguamento sismico prevediamo anche un miglioramento dal punto di vista architettonico e degli accessi alla struttura, seguendo un po' quelle che sono le linee che oggi dettano per la nuova sanità, le nuove strutture sanitarie, che è un miglioramento degli accessi attraverso una umanizzazione dell'accesso stesso. In più potenziamo l'eliporto rendendolo anche efficiente per i voli notturni, e poi in genere una sistemazione complessiva. Il tutto in 3 anni senza interrompere le attività ospedaliere interne, perché questo progetto prevede l'adeguamento con interventi esterni attraverso un brevetto dell'Università di Ancona. Infatti l'iniziativa è promossa con una spin-off dell'Università, e quindi questo non incide sulle attività, quindi noi lavoreremo esternamente e con un impatto minimale su tutti i servizi interni. La spesa è prevista non superiore ai 35-40 milioni, quindi un intervento tutto in progetto di finanza e tutto con capitali propri dei promotori. Tutto questo però va un po' a cozzare forse con il progetto Maltauro. In realtà non va a cozzare, è una proposta completamente diversa. Nasce da un'esigenza, che è quella di adeguare una struttura esistente, perché è efficiente, come ho detto prima, funzionalmente ben fatta. Demolire o ricostruire o rimodulare un ospedale vuol dire tempi lunghi, per poi avere sempre un ospedale che è di natura territoriale, e quindi non certo un ospedale che può rispondere a quelle che sono le esigenze di un DEA di secondo livello. In questa maniera, quella proposta di dividere le attività di DEA di secondo livello tra Pescara e Chieti verrebbe assolta completamente, perché l'ospedale di Chieti tornerebbe a essere completamente efficiente.